amici. Adesso invece cercherò di spiegarvi una cosa molto tipica, molto interessante, che il papito chiamava caminata. A New York lo chiamano cross body lead, anche se fatto magari leggermente diverso. A Cuba basicamente lo chiamano dille che no o di che no. In realtà è una camminata che ci permette di spostarci da un punto all'altro e quindi praticamente vediamo come, che caratteristica ha questo spostamento. Per capire questo spostamento dobbiamo pensare che una volta che abbiamo fatto il basico, nel marcare indietro andiamo in diagonale, che è una caratteristica tipica, perché invece molti nel fare il cross body lead vanno completamente dritti. Invece la caratteristica di papito era proprio questa qui, che andava in diagonale portando il peso. A questo punto siamo come una macchina che dobbiamo fare un'inversione. Vado avanti con il sinistro, mi volto col destro e unisco i piedi. A questo punto spingo diagonale, marco in avanti, mi volto. Marco in avanti, mi volto, spingo, diagonale, marco in avanti, mi volto. Tutto ciò chiaramente deve essere fatto, poi magari lo facciamo anche cambiando prospettiva, sempre alternando il movimento delle spalle con il movimento dei piedi. Quindi sarà pa, cugum, pa, cugum, pa, e parto gambe, spalle, gambe, spalle, gambe, spalle, gambe, lo faccio 8 volte, 1, pa, 2, pa, variante, cucum, pa, tutu, pa, cu, cucum, pa, tu, cucum, pa, tu, pa, pa, tu, 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 pa. Questa è la famosa camminata. Camminata. Ok, famosa camminata di Papito alla